Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringraziamo tantissimo di essere qua. Cominciamo. Allora, mi presento, sono Andrea Pontini e sono nella vita faccio l'amministratore delegato del giornale.it, che è quella testata da cui quasi 3 anni fa sono nati gli occhi della guerra. Gli occhi della guerra è una figata, è la parte più bella del mio mestiere. Io apro un giornale e credo che fare il mio mestiere sia uno dei mestieri più belli del mondo, perché è un mestiere che ti mette a contatto della realtà e del mondo e da dove le cose succedono, e che ti mette anche in condizione, come dire, di fare un pezzettino per cercare di raccontare, come diciamo, con lealtà quello che accade nel mondo. Gli occhi della guerra nasce dal desiderio di andare, come dicono i nostri amici fotografi, il punto del grado, e andare laddove le cose succedono e cercare di raccontarle. Poi tutte immagini che immagino vi faranno vedere. Quali vedremo tutti. Siamo un Frontex. C'è anche una ricerca molto spinta di un linguaggio scritto, di immagini. Con lui abbiamo fatto un esperimento, poi spero che ve lo farà vedere, di accostamento dell'immagine col parlato, poi per cercare di avvicinare un pubblico che si conosce poco, perché considerate la fotografia esiste da centinaia di anni, internet esiste dal 95, stiamo parlando di un mondo, di una comunicazione, cioè che esiste da 20 anni, e quindi è veramente tutto da inventare. Buongiorno a tutti, sono Luigi Spera e entriamo nel vivo della questione. Noi non parleremo ovviamente di questioni tecniche, né di tecnica della fotografia, né di tecnica di presa video, anche se comunque ci saranno degli squarci, ci concentreremo sul racconto. Ci piaceva non presentare il, tra virgolette, solito workshop di fotografia e fotoreportage, ma dare come dire, un taglio di formazione filosofico, tecnico, e anche volendo, quindi dal punto di vista del pensiero un po' più allargato, appunto questo giornalismo cross-mediale che è la tendenza attuale. Questo lavoro, quello che io adoro con Luigi, è che riusciamo a estrapolare una verità. Qui raccontiamo la verità come? Interrogando le persone, ascoltando le varie idee e portando a casa un sunto tradotto. Parleremo tanto anche della filosofia della fotografia, che io la adoro. Tanti mi diranno, ma che... Cioè, quello di pensare da una macchina fotografica, dimentichiamola. È vero, qui lavoriamo, grazie a Nokia, un trasduttore di sensazione, qualunque esso sia. La fotografia qua, ragazzi, ricordate, solo qua. Però le foto, alla fine, la finalità ultima, grazie a Gino Ferri, che è stato mio mentore per 10 anni, mi diceva, la finalità ultima è la fotografia. Lo vedremo, lo documenteremo, ne parleremo insieme. Organizzato, diviso in 3 mezze giornate, che poi sono quelle che sono, e abbiamo diviso in 3 parti. La prima parte è giornalismo e reportage, che è quella che affronteremo questa mattina. La seconda parte è come realizzare un web reportage, che è quella che faremo nel pomeriggio, vedendo i nostri lavori anche in Brasile, in Libano, non solo, anche qualcun altro. E poi l'ultima parte, che è quella di domani, che è molto interessante, quale accennava anche Marco, quindi passare inosservato, che sarà come muoversi come giornalista, come reporter e videomaker si dovrebbe muovere in aree di crisi. L'omicidio del riflesso sulla pozza di sangue è un messo una cosa che c'era questo giornalista famoso che praticamente lui aveva questi attacchi letterari, cioè cominciava a dire il riflesso del lampeggiante dell'auto dei carabinieri si muove all'interno della pozza di sangue, dove cioè, bocciato, perché non è un reportage, l'attacco è sempre fondamentale, dopo svolgimento, e di solito si usa un procedimento o intuitivo o induttivo, cioè o dal particolare al generale o dal generale al particolare. Di solito nel reportage si tende a partire da un'immagine dal piccolo per poi allargare, quindi si parte una cosa, magari non partire dallo sguardo del bambino che affronta la cosa, perché sennò siamo letterari. Però bisogna sempre ricordarci che noi stiamo informando le persone su una notizia che sta succedendo, quindi perdersi in costrutti letterari non è fondamentale, diciamo, si può evitare. Per cui l'incipit è sostanzialmente quello che dà al giornale, ma in generale qualsiasi articolo, l'idea. Quindi un attacco, si diceva, in media stress, quindi al centro della questione, l'attacco incipit forte, un attacco che
nel quale si capisca già di cosa stiamo parlando. La rivoluzione tecnologica principalmente ha ampliato l'offerta, quindi non esistono più i media tradizionali, il giornale, la televisione che ti devi vedere, il giornale che quello è, perché se no non ti informi, e soprattutto c'è una possibilità nuova di espressione. L'evoluzione tecnologica, quindi diciamo il web per sintetizzare, in combinato disposto con il progresso degli strumenti di ripresa, foto e video, ma diciamo pure in particolare video in questo caso, ha favorito la possibilità di molti di poter raggiungere un livello accettabile e proporsi come fotografo videomaker. Quello che ha aumentato in maniera enorme, diciamo, le due caratteristiche che ci sono in più nel giornalismo, in questo caso scritto, è un grande aumento delle fonti e il grande aumento della possibilità di tutti di accedere a quelle fonti. Questa è stata proprio la nostra sfida su quello, intersecare fotografia, video e testo. Allora, con Luigi abbiamo pensato proprio di intersecare in un solo modo, cioè riuscire a dare un solo messaggio, uno e uno solo, giornalistico, video e fotografico. Fotografico estrapolo un po' perché vabbè c'è anche il livello artistico, c'è il gusto, ma nel video, nell'articolo, e anche la fotografia, quando ti dici ma è la stessa cosa, sì, e solo studiando, come dice Luigi, appellandosi a chi prima di noi ha lavorato, ma non per ricalcare le stesse immagini, perché non è giusto, sono sue le immagini, per avere una concezione di qual è la fotografia, qual è la tipologia di ripresa, di inquadratura, il livello di proporzione delle cose, studiando. Io tante persone mi scrivono in continuo, dico a quanto tempo, rispondo sempre a tutti, tanti mi mandano dei provini, dico ma cosa te ne pare? Ragazzi, non c'è dietro una fonte, cioè andiamo a fare un esame in università, ci presentiamo davanti, io non sono docente, cioè sono un fotografo, dicendo non so la lezione, le racconto quello che voglio. No ragazzi, deve esserci dietro uno studio, ripeto, una consapevolezza, e a ritroso andiamo a vedere. La fotografia adesso è cambiata, ha fatto un salto pauroso, ne sono accorto anch'io ragazzi. Cioè, quindi siamo venuti arrivati dunque alla questione video, quindi il terzo elemento del web reportage, scritto, foto, video. Ovviamente partiamo da un dettaglio non trascurabile, il fatto che io esista, cioè nel senso che io giornalista, posso essere giornalista, posso essere video giornalista e posso essere videomaker. Piccoli dettagli, però diciamo il passaggio grosso è dal giornalista al videogiornalista, una figura che sostanzialmente prima della rivoluzione tecnologica non esisteva. Faccio tutto io, ma so farlo, perché questa è la grande domanda. Ora, per cui diciamo il titolo è reporter, il mestiere del reporter oggi è multitasking o tuttologo. L'obiettivo è quello di essere multitasking e non tuttologi. A prescindere diciamo, dalla filosofia, ci sono alcune notizie che rendono di più col video, alcune notizie che rendono di più con la foto, alcune cose che proprio devi scrivere. Per cui, però stimola da un certo punto di vista a capire quali sono il migliore linguaggio, il migliore metodo, il migliore stile di racconto per una notizia piuttosto che per un'altra. Questa sarebbe il luogo. Poi è chiaro che la tecnica da sola non serve a nulla, però la tecnica ti salva, nel senso. Se tu ti trovi in una situazione brutta, in una particolazione difficile, o un reportage del cazzo, cioè che la notizia non è buona, ti sei trovato in una situazione dove devi fare per forza, metti caso, con la tecnica tu ottieni quel minimo indispensabile, quel sei meno che ti permette di evitare proprio il disastro, mentre se tu vai a tentoni, ma noi dobbiamo trovare la via di mezzo, cioè la tecnica ti aiuta, diciamo, la ripresa corretta, okay. E ovviamente l'opportunità giornalistica che va anche costruita per raccontare al centro di Sarajevo. Su, guarda, si stima che erano almeno 2-3 mila di morti. E, diciamo quest'anno 175, no 136 nel 2015. Queste sono le foto estratte, no? Ogni sacco è un cristiano, In questo caso specifico proprio musulmani che sono stati uccisi per essere musulmani, però come dire, ogni sacco è una persona, e poi fanno specifici di diritto umanitario o di giornalisti in anni di guerra, io l'ho fatto con i militari,
a breve ne rifarò un altro perché ne ho trovato uno molto interessante. È fondamentale, perché sapete che dovete fare e cosa non dovete fare. Innanzitutto, una cosa che è importante dire, che non dovete essere, cioè dovete essere evidentemente riconoscibili come non soldati. Cioè, se il militare afghano ha la mimetica di quel colore, evita. Se sapete che i soldati italiani hanno alcune mimetiche in un luogo, cioè quella desertica, come si suol dire, un'altra si chiama vegetato, cioè il tipo di vegetazione che ho, evitate quei colori, verde militare, cose mimetiche. Inutile dire che i giornalisti italiani come arrivano sui teatri operativi. Non ve lo voglio proprio dire, più soldati dei soldati, esaltati, pazzi, scatenati. Se fai l'embedded rischi, se non fai l'embedded ti lo cioè, morto. Ciao. Io blu ho scritto press, perché odiavo portare un giubbotto di proiettile militare. Dicevo, questo è un esempio, se doveste fare un reportage sulla tifoseria, io non sono esperto di calcio, però vado alla sensazione. Se dovete fare un reportage sulla tifoseria del Milan, ci andate con la maglietta dell'Inter cantando pazza Inter, amala? Se non vuoi tornare a casa, sì. Ecco, il concetto è lo stesso come si costruisce le religioni. Se sono musulmani, non dai la mano alla signora. In Turchia dai la mano alle donne, fino a qualche tempo fa. In Libano, se offri la mano a una signora, te la offri da lei, ti bacerà, perché c'è un tipo diverso di cose, magari è cristiana, ma tu non lo sai, quindi nel dubbio aspetti un gesto. E si tratta di sensibilità personale. Allora, attrezzature, materiale fotografico, quindi la regola aurea è meno possibile. Lo stesso è indispensabile. Vado con i militari, ok? In Afghanistan, c'è cioè il 7200 di 1424 e 2470. Me li porto tutti e tre, anzi due. C'è una cosa che non potrò fare a meno? Come viaggi in elicottero? Ma 7200 multas. Oppure diciamo io, il tempo, io faccio le foto dentro l'elicottero. E allora non te lo porto, 2470, 1424. Cioè, sapere cosa si va a fare, parlavamo con gli uffici oggi. Prima conosci te stesso, sai chi sei, che fai, che vuoi fare, poi sai che lavoro vai a fare, che reportage fai, e poi prendi l'attrezzatura. C'ho una reflex così, non mi serve, me ne compro un'altra, me la faccio prestare, vado a affittare. Nel caso dei militari, poi faremo una cosa specifica, l'utilizzo di mezzi angusti. Ok, allora ci andiamo a fare, dobbiamo fare un pezzo con l'elicottero, poi scendiamo dall'elicottero, cose che ti volano, e saliamo nel Lince, QTLM, veicolo tattico leggero multivolo. Va, doppio colpo, 2470 e 7200. Gli americani non salgono. Loro non ti fanno salire, a parte che le lenti non le fanno salire nel Lince solo in certi casi, perché se esplode una serie di questi scoppiano. Se esplode una bomba sotto il Lince, la pressione, okay, sì. Si fanno mille pezzi e ti schizzano, non è più, però dicono. Ero in possesso di una maschera ridicola che mi permetteva di portare a casa, adesso vi faccio vedere le immagini. Altro collega, senza niente, senza casco, perché lui era figo, ci hanno aggredito alle spalle due persone che non ci impedivano di fare delle immagini. Io mi sono girato e ho detto, oh, ma che è successo? Avevo il casco, la maschera, il giubbino che fa scivolare. Oh, ma se io mi sono girato e ho visto lui. Niente, tu cacci. Io stavo in prima fila, ho preso una pietrata, sono stato aggredito due volte, però ho continuato a lavorare. Se la prendevo in bocca la pietrata probabilmente mi sarei fermato, però sono pure cose inevitabili. Però il gas non l'ho sentito e le mazzate non le ho sentite. In Brasile addirittura metto i guanti, perché quando si rompe la molotov, nessuno lo sa se non gli è scoppiata davanti, partono dei pezzetti di microframmenti di vetro che ti pungono, ti bucano e sono anche ardenti, perché quelli che nasce da fuori. Quindi ovviamente, ripeto, il workshop non finisce qui, nel senso che abbiamo fatto solo la prima parte, resta il rapporto con ciascuno di voi, qualsiasi necessità, domanda, dubbio, soprattutto se dovete partire e volete qualche consiglio, nella misura in cui ve lo possiamo dare, siamo a disposizione, quello che non sappiamo noi, quindi possiamo indicare a chi rivolgere, l'importante è che siate
in grado di portare a casa il lavoro, che sia il lavoro che volete portare a casa, quello che riuscite a portare a casa, soprattutto che stiate, quindi, lavorate in piena salute e tornate meglio di prima, quindi più rilassati, sereni e felici, anziché diciamo male. Quindi sicurezza prima di tutto, mi sembra quello che si chiama Maria Cesare, che è il giorno prudenza sempre. Per cui qualsiasi cosa avete bisogno di avete chiamate, e i nostri contatti sono li trovate su Facebook, li trovate Marco Ancora una volta, grazie. Grazie a voi, ragazzi.